E dopo il calcio, l'hockey ghiaccio, siamo andati allo stadio Lungorienza di Brunico per accendere i fari appunto sulla Valpusteria che sta veramente dominando questa prima parte del massimo torneo nazionale di hockey ghiaccio. Vediamo il servizio. Di fronte a quasi 2000 spettatori, altra serata da incorniciare per i lupi pusteresi. Sul ghiaccio di casa, in quel di Brunico, la formazione in testa alla classifica del massimo campionato di hockey su ghiaccio ha messo KO senza troppa fatica agli ospiti dell'Alleghe. Nella 22esima giornata di Serie A, il Valpusteria ha battuto gli ospiti dell'Alleghe per 6-3. Una vittoria davvero importante che permette alla formazione pusterese di incrementare ulteriormente il suo vantaggio sulla sua diretta inseguitrice, il Bolzano. Il Valpusteria era l'unica squadra altoatesina impegnata sul ghiaccio sabato sera. Tra le fila dei lupi è stato festeggiato il debutto in campionato di due nuovi arrivi, Line Loins e Thomas Erlacher. Loins è anche andato a segno. La squadra allenata da Stefan Mayer ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo. Nella prima parte del match le civette sono andate in vantaggio per prime, ma poi il recupero e il sorpasso del Valpusteria è arrivato in un batter d'occhio. Nel primo drittel, dopo 4 minuti, è stato l'Alleghe a portarsi in vantaggio con Faulkner, mentre al 16esimo è arrivata la risposta dei lupi a segno con Vikasmir. Nella seconda frazione, a un solo minuto dall'inizio, di nuovo Faulkner a segno per il gol del 2-1. A ristabilire le sorti sul ghiaccio, al sesto minuto, la marcatura del debuttante Loins. 10 minuti dopo, il vantaggio del Pusteria con la rete di Lucas Tauber del 3-2. Il gol del 4-2, firmato da Helfer, è arrivato al 15esimo del secondo drittel. Nel terzo tempo, dopo soli 46 secondi, Bowman accorcia le distanze ed è il 4-3. Ma è pronta la replica del Valpusteria un minuto dopo con Vikasmir. A meno di un minuto dalla fine, il gol del 6-3, siglato da Siriani. E così il Valpusteria ha fatto bottino pieno. E sempre sulle immagini di Valpusteria Alleghe vediamo anche i risultati delle altre partite. Il Cortina a sorpresa ha battuto il Valpellice. Gli Ampezzani sono a soli 2 punti dal Fassa che sul ghiaccio di casa è stato messo brutalmente al tappeto da un super Pontebba che si è imposto per 7-0.